Bentrovati alla settima puntata di Pillole di Hashtag Ballarò. Le lacrime di coccodrillo di un'amministrazione troppo allegra. Ora che manca poco più di un mese per dimostrare alla Corte dei Conti che le sue prescrizioni sono state rispettate e pertanto il dissesto finanziario dell'ente è scongiurato, dopo mesi che Abate e Company negano spudoratamente la gestione troppo allegra dei soldi pubblici e l'utilizzo dei fondi vincolati per altri scopi, ora che non è più possibile mentire perché siamo in prossimità del capolinea, arrivano i primi mea culpa da Palazzo Santomenico, niente meno che dall'assessore al bilancio Enzo Giannone. Certo, meglio tardi che mai. Ma nasce spontanea una domanda: perché sino a qualche giorno fa si negava ciò che oggi viene ammesso dal palazzo? E soprattutto, perché l'assessore non parla dei fondi vincolati illecitamente destinati ad altri scopi? A me pare che i politici non siano per nulla disposti ad uscire da quell'ambiguità che li caratterizza, che non siano disposti a rinunciare a quel politichese che dice tutto ed il suo contrario. Mentre l'assessore era in vena di ammissioni di responsabilità, sarebbe stato il caso che spiegasse ai modicani come farà l'amministrazione a ripristinare i fondi vincolati, 21 milioni, mica bruscolini, e a pagare i debiti fuori bilancio. Alla luce di tante omissioni, a me pare che servano a molto poco le lacrime di coccodrille versate ed ho la netta sensazione che quanto timidamente ammesso serva solo a loro stessi per argomentare in un prossimo futuro che non avevano nascosto la possibilità di un eventuale dissesto finanziario. Come ho sempre sostenuto, prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Spiace solo dover rilevare che ancora una volta a pagare la superficialità, l'attenzione di certi avventurieri della politica al consenso elettorale, la pagheranno i cittadini modicani. Alla prossima puntata, arrivederci.